Arbitra Giuda, va bene? Qualcuno se lo ricorda nel derby quando fu consegnato lo scudetto al Milan, la gomitata di Hernanez, di Theo Hernanez a Barella. Due scivoloni sempre di Hernanez ammonito su Dumfries e fece finta di nulla. Sul gol del Milan, spallata di Giroud a Sanchez alla tempia, l'ho presa alla tempia addirittura lì. Quando un calciatore viene colpito in determinate parti, sei obbligato a fermare il gioco e lui continuò. Quindi te mi devi dire di cosa stai ragionando. Questi gobbi maledetti e si lamentano. Io vorrei capire, gobbi, a parte i gobbi, sto parlando degli juventini e cominciano. L'Inter è fallita, non è giusto. Guardate l'Everton, hanno incominciato anche loro. Più ci sono anche i milanisti che ora hanno incominciato a piangere perché Dio non ci danno tanti rigori, vorrei dire anche ai milanisti, oltre ai Gobbi, ma di cosa state ragionando? In quel caso lì, Giroud su Sanchez, l'arbitro aveva l'obbligo di fermare il gioco. Continua l'azione e ci fanno gol. Attenzione perché poi c'è l'altro fenomeno al VAR, che è Inratti, che in Juve-Inter di quel famoso maggio, se vi ricordate, un gol annulla un gol valido all'Inter e dà un rigore a quella specie di calciatore che hanno preso dalla Juve con il colombiano lì, non lo chiamo nemmeno per nome perché mi fa schifo a me quel giocatore lì, perché è l'antisportività per eccellenza, quella specie di giocatore che hanno avuto il coraggio di portare all'Inter, che tra l'altro ormai è bollito come il brasato, non riesce più nemmeno ad allenarsi. Gol annullato a noi del fenomeno Irrati che sarà al VAR. E rigore su quadrato. Quindi mi devi dire di cosa stai ragionando, però non bisogna fare l'errore di appigliare, cioè di giustificare troppo il discorso arbitrale, perché se no, ragazzi, io ve lo dico, non si va da nessuna parte, siamo soli contro tutti. Ora hanno cominciato a dire che l'Inter, dopo quello che sta succedendo in Premier League, che l'Inter è una squadra fallita, che l'Inter non dovrebbe partecipare al campionato italiano. È vero che l'Inter ha tantissimi debiti, è vero che l'Inter ha un presidente nullatenente che non mette soldi da 3 anni e continua a creare debito giorno dopo giorno, non si sa come è in piedi l'Inter, ma tengono in piedi noi, tengono in piedi la Juve, ragazzi. Parliamoci chiaro. E per quanto riguarda le supercazzole di Marotta, Marotta spara sempre le solite supercazzole, come quando dice che Spalletti sarà l'allenatore del prossimo anno e poi lo licenzia prendendo Conte, spendendo 20 milioni all'anno. Marotta è quello che ti dice: no, non ci interessa Higuaín, aveva già pagato la clausola. Cioè, se Marotta ti dice A, è B. Zhang non abbanderà l'Inter in difficoltà. Il primo in difficoltà è proprio Zhang. Ma cosa può Zhang per l'Inter ormai? Non poteva fare più nulla. Io parlo al passato. Zhang per l'Inter non poteva fare più nulla perché purtroppo questo ragazzo ha provato a fare qualcosa di buono fino a che ha avuto disponibilità. Ma ormai Steven Zhang è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter. Tutti i tifosi dell'Inter, quelli che hanno il neurone A collegato al neurone B, sanno benissimo che lui non può più tenere l'Inter. E siamo tutti lì ad aspettare che se ne vada. Ragazzi, parliamoci chiaro. Tutti noi siamo lì ad aspettare che lui se ne vada. Perché se ne deve andare lui, il prima possibile. E tutti speriamo di svegliarci con la notizia della nuova proprietà, perché lui non può più tenere l'Inter, lo sappiamo, ma nonostante questo, sul discorso economico soprattutto, tutti ci giocano, tutti ci danno addosso, ripeto, per quello sta succedendo in Premier, ad oggi anche su YouTube dicono che l'Inter è fallita e che non dovrebbe partecipare al campionato italiano. Tra l'altro, c'è un articolo che è uscito in queste ore sulla situazione economica dell'Inter, il futuro societario dell'Inter fra Cina e finanziatori internazionali, dove ovviamente, nonostante questo sia stato il miglior anno per i cassi, più di 100 dalla Champions, l'Inter è ancora una società, ragazzi, che perde 85-90 milioni all'anno, quindi non si può più andare avanti così. La voragine ormai è troppo ampia, servono soldi, non servono né rifinanziamenti né nulla. Infatti, dov'è finito il rifinanziamento di Zhang? Non se ne parla più. Qatar dov'è? Non se ne parla più. Aspettiamo.
Quello è comunque, mi fa ben sperare che questa squadra, anche alla ripresa della sosta, ha imparato a tenere la concentrazione rispetto all'anno scorso, perché se ci fate caso, alla ripresa della sosta eravamo già sul pezzo. Quindi ci sono stati tanti nazionali in giro. Io sono fiducioso perché, nonostante la situazione vergognosa a livello economico e all'Inter. Lo so che ha un presidente nullatenente, parlo al milanista, non c'è bisogno, tu me lo ricordi, che una squadra di calcio non può avere un presidente nullatenente, lo so benissimo, lo so meglio di te, anche perché l'ho detto prima di te, ma nonostante tutto, quest'anno, guardando solo ed esclusivamente a questi, è stata messa in piedi una rosa buona per il campionato, totalmente inadeguata per tenere la doppia competizione, perché questa è una rosa che può contare su 13-14 giocatori, 6-7 giocatori non si sono mai visti. Lo stesso Sensi si parla addirittura di darlo via a gennaio, e a me dispiace tanto. Comunque, ad oggi, io ripeto, vanno fatti i complimenti soprattutto all'allenatore e ai ragazzi che hanno giocato, a quei 13-14 ragazzi che sono stati impiegati. Quindi, ragazzi, soli contro tutti. Il problema non è fargli gol alla Juve, il problema è sbloccare la partita, perché poi dopo loro vanno in ciampanelle e perdono la testa, ma loro hanno una difesa molto tosta, si chiuderanno, cercheranno di sfruttare quelle due o tre occasioni che gli capiteranno, quindi il problema è fargli il primo, perché se gli facciamo il primo, gliene facciamo quattro, te lo dico io. Però occhio, perché la Juve a livello difensivo è molto ma molto forte, dopo di noi ha la miglior difesa, e Allegri, che criticano tutti, sta comunque combattendo per il primo posto. Quindi anche ai tifosi juventini vorrei dire: ma di cosa state ragionando? Volete parrucca un'altra volta? Prendetevi parrucca. Ciao, Inter.